Eccoci Gianluca, pronti via, terzo anno di campionato C-Gold per il Leoncino, quest'anno finalmente, anzi speriamo che il Covid non ci metta il zampino come ha fatto anche l'anno scorso e quindi sarà un campionato tutto da vivere. Sì, tanto ciao Andrea, ciao a tutti, felici insomma di ritrovarci, si inizia il campionato quindi è sempre una gioia. E Progetto Leoncino è diciamo che è il terzo anno di progetto, praticamente noi abbiamo un super gruppo Under 19 C-Gold che fanno parte ragazzi, abbiamo un 2002 e tutto il resto 2003, 2004, 2005, quindi tanti dell'Under 19 fanno doppio campionato, quindi Under 19 d'eccellenza e C-Gold. È un progetto che ci teniamo molto perché abbiamo visto che ci dà parecchi risultati, dà la possibilità ai ragazzi di crescere un po' più rapidamente rispetto magari a fare un percorso normale a livello solo di settore giovanile. Percorso impegnativo per i ragazzi, quello sì, sicuramente, però siamo sicuramente al corrente di questo e ne siamo consapevoli ed è una cosa che volevamo. E sabato si inizia, i ragazzi hanno lavorato bene, questo è un gruppo che è una gioia allenarli perché si allenano sempre con molta motivazione, molta energia, molta intensità, è un gruppo coeso, un gruppo unito, consapevole delle proprie lacune e quindi pronti sul campo a migliorarle. E adesso sabato iniziamo con l'esordio in casa contro una squadra insomma molto competitiva, una neopromossa, abituata a vincere perché mi sembra che abbia fatto la scalata dalla Serie D alla C-Gold, strutturata, fisicata, però sicuramente i ragazzi saranno pronti e noi tutti saremo pronti per dare il massimo in campo. Ci sono dei ragazzi che hanno scelto di far parte del progetto, su tutti un ragazzo del 2003, Maulè Mosè, che ha fatto il percorso di settore giovanile a Roseto, ha fatto già qualche esperienza da senior, e altri ragazzi del 2004 e del 2005 abbiamo inserito nel super gruppo appunto Under 19 C-Gold, quindi è un progetto che inizia anno dopo anno, inizia ad avere un interesse anche a livello nazionale. Noi siamo diciamo una delle poche società che punta assolutamente alla crescita dei nostri atleti e dei nostri ragazzi, e quindi bello che altri atleti di altre società chiedono insomma di entrare a far parte di questo progetto, quindi ci fa capire che siamo assolutamente sulla strada giusta.